Ciao, mi chiamo Alba Romito, sono la consulente con Mari italiana più giovane al mondo e se stai guardando questo video è perché hai un grave problema a cui non trovi una soluzione e che ti debilita soprattutto dal punto di vista mentale. Parlo di problemi come essere a rischio di licenziamento, essere a rischio di perdere la propria casa o non riuscire ad arrivare a fine mese, dover fare un trasloco imminente in pochi giorni e non sapere da che parte iniziare. Oppure avere dei problemi di salute e per motivi economici o mancanza di tempo continui a rimandarne le cure di cui invece hai bisogno. Da queste situazioni complicate è molto difficile venirne fuori da solo. Non so quante tu ne abbia provate, ma so che se stai guardando questo video è perché forse una soluzione non l'hai ancora trovata e mi dispiace molto. Spero con questo video infatti di darti dei nuovi spunti e una mano per quanto è in mio potere, dato che tutto dipende esclusivamente da te. Tu sei in questa situazione e solo tu puoi uscirne. Per questo motivo voglio svelarti la soluzione che non hai mai tenuto in considerazione fino ad oggi e se lo hai fatto l'hai valutata come banale. Beh, sono qui ora a dirti che il problema alla radice di tutti i tuoi problemi è ed è sempre stato il disordine. Le soluzioni che hai provato fino ad oggi sono state tutte temporanee, fallimentari, illusorie e magari anche una spesa di soldi. Infatti, tantissime persone ci sguazzano e sfruttano l'angoscia di queste persone per dare loro delle soluzioni che funzionano solo in superficie. E confermo che io stessa ho pagato fior fior di soldi in un momento di perdizione e angoscia persone che mi garantivano una soluzione ai miei problemi che in realtà non c'è stata assolutamente. Davanti a certe esperienze ho deciso di iniziare da sola a trovare una soluzione duratura e permanente nel tempo. Ho così iniziato un percorso di crescita del tutto personale, iniziato da me, per arrivare a capire quale fosse l'origine dei miei problemi e di conseguenza anche l'origine dei problemi delle persone che mi stavano vicino. Ho così capito l'origine dei problemi, quale fosse, e questa nasce con noi, si installa attorno a noi, cresce, con noi, insieme a noi, giorno dopo giorno. Questa ombra si chiama disordine. E come le montagne russe, quando andava bene, ok, non durava mai abbastanza, ma quando si vivevano dei problemi, si arrivava in un secondo a toccare il fondo, ad essere veramente con il culo a terra. Questa incapacità di rimanere in un equilibrio costante o al top per tanto tempo è causato da un problema di fondo, da quest'ombra sempre presente che si chiama disordine e che genera proprio questo tipo di conseguenze. Riordinare infatti non è solo fare ordine fra le tue cose, ma è anche imparare a fare chiarezza eliminando i pensieri poco produttivi per far spazio a pensieri migliori e utili per davvero. Riordinare significa sviluppare un'elevata capacità di scelta. Come puoi pensare di riuscire a prendere decisioni importanti, determinanti per la tua vita, se non riesci a decidere, a scegliere che cosa tenere, che cosa buttare fra le cose presenti nella tua casa? Riordinare significa anche introdurre delle nuove abitudini in tuo stile di vita. Quindi significa che se non riesci a rimettere al proprio posto ogni cosa dopo che l'hai utilizzata per più di una settimana, come puoi pensare di poter cambiare la tua vita per sempre? Riordinare è creare una disciplina, ovvero delle regole fondamentali che ti aiutino ad avere una linea da percorrere, degli obiettivi da raggiungere. Se non hai un'idea di futuro chiara davanti a te, arriverai ad un certo punto a perdere completamente il controllo sulla tua vita. E infine ritrovare la fiducia in te stessa, che è una delle prime cose che si perde nel momento in cui si arriva a toccare il fondo.
Sappi però che se non credi di farcela, non ce la farai mai. Queste capacità è possibile svilupparle, renderle del tutto automatiche, parte del tuo stile di vita, ovvero parte di te, e non come qualcosa a cui ti devi adattare o sforzare per riuscire ad ottenere quello che desideri. Queste capacità, se automatiche, ti garantiranno una vita di successo, dove per successo intendo ottenere, vivere la vita che vuoi, come vuoi tu, secondo le tue regole. Per sviluppare queste capacità è necessario fare ordine. L'ordine, infatti, educa le persone ad avere le idee chiare su chi sei, cosa ti piace e chi vuoi essere. A saper prendere scelte facili, difficili e anche più contemporaneamente, fornendoti l'abilità per prendere scelte giuste e vantaggiose per te in poco tempo, ovvero saper cogliere le vere opportunità senza farsene scappare. Ad avere abitudini sane che ti permettano di avere il controllo sulla tua vita e su tutto ciò che è in tuo potere, risparmiando tempo, soldi ed energia e investendo tutto questo in attività produttive e nei tuoi obiettivi. Ad avere una disciplina che ti consente di non disperdere le tue energie in attività sbagliate, comunque controproducenti e che non ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi. Questo significa che cosa? Significa imparare a dire no. E infine avere fiducia in se stessi, ovvero amarsi, piacersi, fidarsi delle proprie capacità, idee e pensieri, sapere che tu vali, sapere che sei giusto e di fregartene completamente del giudizio degli altri. Ora ti parlerò dei benefici che puoi ottenere facendo ordine. Si parla di benefici duraturi per sempre. Io qui ti sto parlando di una soluzione che è duratura, non è temporanea. È duratura per sempre, proprio perché facendo ordine hai il tempo, ok, di sviluppare delle capacità e soprattutto di attuare un cambiamento duraturo e di arrivare a essere la persona capace di poter raggiungere determinati obiettivi che adesso ti sembrano impossibili o che fino ad oggi non sei riuscito ad ottenere. Uno dei vantaggi di fare ordine è quello di avere più soldi a fine mese. Questo è garantito perché? Perché innanzitutto nel momento in cui fai ordine puoi rivendere le cose che decidi di lasciare andare, decidi di buttare. In secondo luogo, nel momento in cui termini di fare ordine, sarai molto più consapevole nel momento in cui andrai a comprare e ti posso assicurare che ci penserai talmente tante volte nel momento in cui stai per comprare che uscirai tutte le volte dal negozio, fuori dal negozio, che non avrai comprato. Proprio perché darei molta più importanza a quei soldi e soprattutto perché vorrai effettivamente investirli in attività più produttive e soprattutto nei tuoi obiettivi. Un altro vantaggio è quello di avere più tempo. Proprio perché si risparmia tempo in casa, si risparmia tempo perché non si compra più, ci sono tutte nuove abitudini che si innescano automaticamente, arriverai ad avere anche più tempo per te. E quindi avere più tempo per te significa effettivamente, magari se sei a rischio di licenziamento, avere il tempo per cercare nuove opportunità, se stai per perdere una casa, poter effettivamente magari trovare delle opportunità e persone che ti possono veramente aiutare. Se stai per fare un trasloco, avendo fatto ordine risparmierai tantissimo tempo nel momento in cui dovrai fare il tuo trasloco. Un altro beneficio, facendo chiarezza, avendo una disciplina, imparando a saper scegliere, è quello di di capire quali sono le priorità e dare importanza a quelle priorità. Quindi se in questo momento hai un determinato problema, la tua priorità sarà risolverlo. E infatti facendo ordine capirai quanto è importante anche fare spazio in casa tua, ma far spazio anche fra i tuoi pensieri. Nel momento in cui tu hai un grande problema, tu continui a pensare al problema. E se pensi al problema, purtroppo la tua mente si riempie solo di pensieri che non sono risolutivi, e se in questo momento tu hai pensiero, sei offuscato dai tuoi problemi,
io ti sto proponendo un'opportunità, una soluzione che è duratura e per sempre, che può veramente stravolgere la tua vita. Ecco perché ho deciso di darti questa possibilità cliccando il link qui sopra che ho lasciato apposta per te. Quello che troverai qui può veramente cambiare la tua vita e aiutarti a rimetterti in riga. Se vuoi vivere la vita che hai sempre desiderato e riscattarti come persona, lavoratore, genitore, figlio o partner, questa è la tua occasione per ricominciare. Non rimandare, ricomincia da oggi. Clicca nel link qui sopra che ho lasciato apposta per te. Non perdiamo altro tempo, io ti saluto e ci vediamo molto presto. Ciao!